George, bentornato! Entra, George, è bello rivederti. Davvero? Certo! Che cosa hai trovato in Spagna? Senza André non sarei andata così lontano, George. Sì, lo so. Gli indizi conducevano a una camera sotterranea in fondo al pozzo. I templari avevano lasciato un arazzo con sopra una scacchiera. I pezzi bianchi erano decisamente in numero inferiore. C'era un fiume che scorreva attraverso la scacchiera e un cavaliere templare a cavallo. Di dice niente, André? No, niente. Forse dovremmo dire ad André cos'altro hai trovato, George. C'è una mappa e una scritta in latino. A ovest, ai confini del mondo. George, l'ha trovata in una caverna in Siria. Sì, dove l'assassino per poco mi uccideva. Poi abbiamo scoperto che Jacques de Molay è stato mandato a rogo nel 1314. Dalla vetrata della chiesa nella piazza Montfaucon, uno dei pochi posti in cui nessuno abbia tentato di uccidermi. Poi abbiamo l'immagine di una chiesa che George ha trovato sugli scavi. Non ricordo nemmeno che qualcuno abbia tentato di ucciderti là, George. E infine abbiamo trovato l'arazzo in Spagna. Te l'ho detto che per poco non mi uccidevano là. No, ma forse lo stavi per fare. È stato solo grazie ai miei riflessi felini che mi sono salvato. Riflessi felini, eh? E tu dove eri, André, mentre rischiavo la vita? Ad annebbiarti gli occhiali sopra un vaso etrusco? Adesso basta, ragazzi. Non dovevamo salvare il mondo? Naturalmente, scusate. È stato lui a cominciare. Bene. La frase in latino è di Giulio Cesare. Stava descrivendo l'isola britannica. Sei sicuro? La mappa non sembra la Gran Bretagna. Perché Cesare ha chiamato la Gran Bretagna il confine del mondo? Secondo i romani, il Mediterraneo era il centro dell'universo. La Gran Bretagna era un paese lontano e ostile, abitato da selvaggi dipinti di blu. Non è cambiata molto. Non si dipingono più di blu. Tranne quando vanno a vedere una partita di calcio. Utilizzavano un estratto ricavato da una pianta chiamata guado o Isatis tintoia. Gli scozzesi l'hanno utilizzato per tutta la durata delle guerre contro gli inglesi. Non mi ricordo di essere stato in guerra contro gli inglesi. Ma di quanto tempo fa stai parlando? Penso che gli uomini di Guglielmo Wallace lo abbiano usato nel XIII secolo. Lo avranno usato sicuramente anche più tardi. Non te lo ricordi, vero? 1314. Oh, andiamo così indietro. André, cosa c'è? Cosa vuoi dire? 1314, in Scozia. La battaglia di Bannockburn. Questo spiegherebbe il fiume sulla scacchiera. Burn vuol dire bruciare, vero André? Come in Bannockburn. Giusto, George. E c'è di più. La tradizione dice che gli scozzesi siano stati aiutati da un esercito d'assalto di... beh... non indovini? I cavalieri templari. Sì, un gruppo di cavalieri templari fuori legge. Si dice che abbiano aiutato gli scozzesi a vincere. E tutto finisce in una chiesa. Nell'isola della Gran Bretagna, a Bannockburn, in una chiesa. Cosa aspettiamo? Chiamo un taxi. Non posso andarci. André, mi sei stato di grande aiuto, ma... George sta cercando di dirti che non dovresti sentirti in colpa. Io... ti capiamo, hai delle responsabilità. Senti, dobbiamo andare. Lascia perdere il taxi, George. Lo scopriremo. Oh, e non preoccuparti per noi. Deve essere l'alba. Penso di sì. Ormai dovremmo essere arrivati. Là nel buio, da qualche parte, c'è la Scozia. Abbiamo fatto molta strada insieme per arrivare qua. Oui, speriamo che ne sia valsa la pena. Ho ancora il naso da pagliaccio. Vedo. Dovresti buttarlo via, George. C'è qualcosa che volevo dirti da molto tempo, Nico. Credi che sia il posto e il momento giusto, George? Potrebbe non esserci un'altra volta. Non voglio perdere questa occasione. Non c'è bisogno che tu dica niente. Non vorrei essere in nessun altro posto, eccetto che qui con te.
Sei esausta. Perché non provi a dormire un po'? Dormire? In un momento come questo? Sei emozionata, eh? Vuoi qualcosa per dormire, cara? Ho delle pillole nella mia borsa. Oh, no, grazie. Grazie lo stesso, signora. La vecchia signora mi ricordava mia nonna, tranne che questa signora era ancora viva. Scusi? Sì, caro? Sa a che ora arriveremo a Stirling? Alle 6:15, ma il treno è 8 minuti in ritardo. Conosce bene Stirling? Sì. E dove state andando voi colombini? Sì, noi... È uno dei posti che vogliamo assolutamente visitare durante la nostra vacanza. Andate a visitare il castello, mi raccomando. Sono sicura che è un bel posto, ma non siamo dei grandi appassionati di storia, eh, George? No. Suppongo che bar e discoteche facciano più al caso vostro. Esatto. George adora ballare. C'è una chiesa che si chiama St. Ninians a Stirling? Sì, ero certa che ci sareste andati. Davvero? Ma naturalmente, è ovvio che siete innamorati. Siete in una fuga d'amore. E poi dicono che i romantici non esistono più. Che libro sta leggendo? Oh, è qualcosa che ho comprato in stazione. È un giallo ambientato nel Medioevo. È scritto molto bene per questo genere di libri. Non è stato ristampato per anni. Come si intitola? Lo scandalo del crociato corrotto, di Mollyn Pigram. Credevo che l'autore fosse una donna, ma apparentemente non lo è. Il suo vero nome è... Professor Nigel Pigram. Esatto, lo conosci? No, non l'ho mai conosciuto personalmente. Comunque, George è un suo grande ammiratore. Dove vai, George? Devo proprio dirlo. Non alzare la voce. Se devi andare a far pipì, perché non lo dici chiaramente? Va bene, vado a far pipì. Pipì. Biglietti! Oh, salve. Questo è un biglietto a tariffa piena. Non ha un abbonamento per pensionati. Viaggio raramente in treno. Il mio biglietto è valido, vero? Beh, sì, potrebbe risparmiare fino a un terzo del costo. Non ho intenzione di perdere tempo in risparmi inutili. Accidenti, che signora bizzarra. Biglietto, signore, ecco qua. State andando a Stirling, eh? Sì. Beh, spero che non rimaniate delusi. Un posto un po' squallido in questo periodo dell'anno. Comunque ci sono un sacco di pub e un bel panorama dal castello. Grazie. Non voglio preoccuparti, ma quel tipo mi ricordava qualcuno. Sei sicuro? Sei stanco? Forse ti sei sbagliato? Forse, ma non mi è piaciuto il suo sguardo quando ti ha parlato. Vuoi stare un po' fermo, George? Devo andare in bagno. Quando ci vai, controlla se è aperto il vagone al ristorante, George. Ho abbastanza fame da mangiare persino il cibo inglese. Va bene. Oh no, quel gangster dell'albergo, Guido. Beh, non mi fece paura. Ehi tu, è vietato fumare in questo scompartimento. Va bene, forse mi fece un po' di paura. Le cose peggiorarono. Improvvisamente mi venne in mente chi mi ricordava quel controllore. Eklund, l'assassino di Marquet.
Non dovevo lasciar da sole Nico e la signora anziana. Improvvisamente, trovare la spada di Baphomet era passato in secondo piano. Adesso la cosa più importante era ritrovare la ragazza che amavo. La faccia dell'uomo era coperta di macchie e non era rasata. Immagino che avesse viaggiato tutta la notte. Aveva gli occhi cerchiati di rosso fissi nel vuoto, sopra un naso rotto. Salve, c'è una festa! No, stiamo facendo colazione! Unisciti a noi! Ehi, Basher, svegliati, abbiamo compagnia! Il suo fiato era come la ciminiera di una fabbrica chimica. Scusa, amico, sta facendo un sonnellino. Sta dormendo come un pascià. Lo sveglio quando arriviamo a Newcastle. Siamo passati per Newcastle mezz'ora fa. Ah, non me ne sono nemmeno accorto. Hai visto cosa è successo alla giovane donna nel compartimento vicino? No, amico. Vuoi dire che l'hai persa? È sparita, assieme alla signora anziana. Penso che siano nei guai. Ma dai, anche la signora anziana? Sì, devi aiutarmi. Forse sono andate in bagno. Non penso. Non ci vanno mai da sole. Sempre in due, sai? No, è stata rapita, ne sono sicuro. Devo andarla a cercare. Chi te lo impedisce? Il controllore. Non è quello che sembra. Vuoi dire che vuoi evitarlo? Proprio così, sì. Nessun problema. Senti, ho bisogno di aiuto. Cosa c'è? Su questo treno c'è un uomo che sta cercando di uccidermi. Ehi, amico, rilassati. Con noi qua non oserà torcerti un capello. Siamo veterani noi. Abbiamo combattuto nella battaglia di Brightlingsea. Non ricordo che l'esercito britannico abbia mai combattuto un conflitto a Brightlingsea. Fidati di me, amico. Sei in buone mani. Che roba stai bevendo? Sa di benzina. Ah, sì? È per uomini vigorosi. I tuoi occhi sono un po' strani. Ciao. Non farlo, amico! Non saltare! Non intendevo saltare. Voglio salire sul tetto del treno. Stai scherzando, vero? Stai a vedere. Aspetta un attimo, amico, ti do una mano. Parliamone come fa la gente ragionevole, Eklund. Posso spiegarti tutto. Avevo sempre desiderato fermare un treno e ora ne avevo la possibilità. Ci hai salvato la vita, perché? Siamo sempre stati dalla stessa parte, Stobart, per cause diverse, ma contro un nemico comune. I Cavalieri Templari? Non chiamarli così. I veri Templari erano dei nemici nobili. Questi
barbari non si meritano di essere chiamati in questo modo. Questi uomini sono peggio degli animali. Che cosa stanno cercando i neotemplari? Che cos'è la spada di Baphomet? Non è quello che pensi, amico mio. Sì, è un'arma, ma i nostri la troveranno difficile da maneggiare. Una spada a doppia lama. Un potere più vecchio di De Molay. Più vecchio di Salomone. Li fermeremo, noi due. E Nico. No, George. Il mio viaggio è quasi giunto al termine, nel giardino del paradiso. Parli per enigmi. Perché non mi dici chiaramente che cosa stanno cercando? La spada simbolizza una forza colossale, creata dall'allineamento dei campi di energia naturali. Che sono focalizzati a St. Ninians. L'energia conferì ai Templari la potenza che li rese dei grandi. Una potenza che li rese carismatici fino al punto di controllare la volontà di coloro che gli stavano accanto. Come hai fatto a scappare dalla testa del toro? È una bella camminata dalla scogliera del toro al villaggio, Stoppard. Fortunatamente conosco le vie della solitudine. Inoltre, ho una sorella che ha una stazione di servizio proprio dietro l'angolo. Che Allah ti conduca ai tuoi nemici. Grazie. Un'ultima cosa. Cosa? Che cos'è? È morto. Sotto a quella pila di casse c'era Eklund. Non avevo proprio intenzione di aiutarlo. Quell'uomo era un killer di professione e non aveva certo bisogno di compassione. In fondo però mi dispiaceva della fine che aveva fatto. Neanche per sogno, George. Cosa? Chi? Guardami dritto negli occhi e dimmi che non hai pensato di utilizzare quest'ascia su Eklund. Non essere stupida, donna. La stavo per usare su di te. Nico era bella, anche legata. Nico era bella. Sotto a quella pila... Nico era... Nico era... Neanche per... Cosa? Guardami... Non essere... La stavo... Nico era... Dove credi di andare? Non preoccuparti, non mi sono dimenticato di te. Slegami immediatamente, George Stobart! Lo farò quando sarò pronto. Non è giusto, George! No. Ti sei approfittato di me quando avevo le mani legate. Quando Eklund mi ha puntato addosso la pistola, credevo che stessi per morire. Pensai a tutto ciò che non avrei più potuto fare. E baciarti era il primo della lista. George! Eh? George, dobbiamo scendere dal treno. Eklund potrebbe riprendersi. Allora che cosa stiamo aspettando? Cosa fai? Sto uscendo. Non quella porta! Vuoi fare la fine di Flap? Veramente no. Quello che resta di lui sta ritornando a Londra. Spero avesse un biglietto andata e ritorno.